Che è molto anziano, però c'è molto di più che la musica. L'affetto è quando sono venuto in Italia per la prima volta, io ho scoperto questo paese che era Torino, che dicevano a questo tempo che Torino era il piccolo Parigi, lo chiamava, e sono caduto innamorato dell'Italia e ci sono rimasto. Io ho fatto diverse cose come ballerina e cantante, prima di affermarmi nel mestiere di cantante, ho lavorato con Don Lulio, eravamo tutto un corpo di Vanetto con ballerine americane e di Don Lulio, questo mitico signore del ballo, e poi ho avuto la gioia di poter lavorare insieme a due grandi personaggi italiani, che è Bramieri e Pisu, e sono dei ricordi che mi mancano. Poi in Italia c'è stato il lato affettivo. Io sono arrivato, che ero molto giovane, e io ho avuto la fortuna, perché io dico la fortuna quando una straniera, una ragazza che arriva, che scopre un paese che non conosci, io ho avuto la gioia di incontrare delle persone straordinarie, tal che Guido Palma della Top Record, che questa famiglia è stata per me una seconda famiglia in Italia. Sono entrato nell'ambito musicale, poi è stato tutto un proseguimento, ma l'Italia prima di tutto mi è piaciuto come paese, paese dell'arte. La gente trovava molto più vicino di me, di quello del mio concetto della visione della persona, della comunità, vivere. L'italiano era aperto. L'Italia, dico, è un po' un africano bianco per me, perché i caratteri sono molto vicini e poi più si va verso il sud e si ritrova questo pure. Ma è una relazione di amore. Com'è che lei ha cominciato quindi come ballerina? Cominciato come ballerina, ero già cantante in Francia, però quando sono arrivato qui non conoscendo il milieu, ho frequentato come moltissimi giovani la galera del corso, che era un po' la mitico incontro dove c'erano tutti gli artisti. Io ho avuto la fortuna, come dico, di aver conosciuto un gruppo di persone che sono probabilmente i migliori autori italiani, tal che Alberto Testa, Palma e tanti altri. Che vuol dire che non sono molto giovane quando dico questo, perché gli anni sono passati. Poi Don Lulio, io ho avuto il piacere di lavorare insieme a questo grande coreografo, anche ballerina. Poi la musica, la canzone è diventata la sua attività? Piano, il diavolo ritorna al gallo, il canto, io ho creato le mie formazioni musicali. E poi ho continuato la mia vita artistica qui in Italia per molti anni. Ma l'Italia non è solamente per la musica, io sono rimasto in Italia perché amavo questo paese. Io l'ho amato dalla prima volta, mio figlio è nato qui perché sono diventato mamma in Italia. Allora c'è un rapporto affettivo che è molto molto importante, sono dei ricordi stupendi in Italia. Lei porta un cognome impegnativo. Molto. Molto impegnativo. Quindi la musica è una faccenda di casa, un inevitabile sviluppo della sua vita. La mia vita
affettive, parentali, l'ho scoperto tardi. La scelta della musica era una scelta ben prima, prima di sapere chi ero, qual era stata la mia vita, la mia infanzia prima. Allora, è stata una scelta che era già stata fatta. La musica più che altro è il canto e l'utilizzazione della voce e dei modi di espressione che avevo per comunicare con l'esteriore, perché ero una bambina piuttosto rinchiusa e difficile. E farmi capire, io pensavo che la musica, nel cantare, era il modo di, per me di essere felice e di poter dire quando stavo bene e quando stavo male. È sempre stato nel rapporto, ha sempre fatto parte della mia vita. Il canto prima di tutto, poi la musica, per imparare tutto questo è venuto dopo, ma il canto è stata la prima cosa. Pesa questo cognome? Pesa sempre quando c'è stato un personaggio tale che lo è. Allora diventa pesante perché devi superarti per non essere al suo livello, ma per mostrarsi degno del nome che porta. Allora è sempre qualcosa di difficile, ma è così, è un modo di in Italia, caricarsi di energia, energia positiva. Quando il negativo viene, c'è anche il positivo che è là per ricordare. Quasi sempre i suoi concerti sono legati a delle attività di solidarietà. Questo appuntamento di Ferrara è legato alla solidarietà per le popolazioni colpite dal sisma, ma ci sono anche tanti altri progetti che lei ha e ai quali tiene molto e che in qualche modo la riportano alle origini, no? Sì, essere qui oggi, io, quando si è passato probabilmente una vita come è stata la mia, essere portato verso le altre diventa un pregio. E sono felice di essere a disposizione quando mi chiamano. Io sono sempre stata così, non faccio sforzo perché è un tratto di mio carattere. Sono a disposizione quando mi chiedono e mi piace essere disponibile. Poi, l'Africa, dopo aver visitato l'Africa, tanti altri paesi dove più che altro sono i bambini che mi interessano. Io ho visto alquanto il Brasile, alquanto nei Caraibi, ma in Africa probabilmente la sofferenza è diversa. Quello che c'è in America centrale o l'America del Sud è il problema dei bambini in Africa. Sono due problemi ben distinti. L'Africa è proprio, accettano la sofferenza con il sorriso, chiedono poco, quasi niente, aspettano che ci sia l'angelo che viene e che porta un po' via di miseria. La miseria, je l'ai côtoyée. Allora so che cosa vuol dire essere, non avere a mangiare un giorno o due giorni e essere disponibile anche questo. Io penso che tutti quelli che fanno il lavoro che facciamo, io dico la musica è un linguaggio e se possiamo usarlo, utilizzarlo per portare un poco di bene, perché non farlo? E io sono felice così. Quando faccio queste cose, la mia disponibilità per loro. Adesso c'è questo centro che si chiama Cesorea nel Benin e abbiamo come qui il tetto, però dentro ci sono 50 bambini che hanno pochissimo, dormono a casa a memo di suolo. Cose vecchissime, orfani, sono gente del paese che hanno creato questo Cesorea. Allora io penso che bisogna dare una mano quando sono gente del paese che raccogliono dei bambini
perché sennò potrebbe essere... In Africa le persone adulte, i bambini diventano figli anche nostri, poco... E così quella che c'è, e io penso che bisogna aiutare le persone che prendono, che sono di là, che prendono queste iniziative, perché non hanno tutti i grossi OGM dietro per portare aiuto, e il loro aiuto che possono avere solamente quando delle persone o delle artiste come me che decide di fare qualcosa per aiutare loro. E c'è tanto a fare, Cesorea, c'è tutto, hanno bisogno costantemente. Questa attività in Benin è fatta in collaborazione con un'associazione italiana, no? Qui il presidente della diaspora italiana e anche il rappresentante di questa associazione in Africa, che la presidente sta a Firenze. E probabilmente a causa di questa signora io ho preso a cuore, perché era organizzata una serata per raccogliere di fondi, era pochissimo quello che aveva potuto raccogliere, e quando parlava di questi bambini ha pianto. E mi sono sentito coinvolto, ho fatto una promessa che aiuterò quanto posso, il mio mestiere si può portare un aiuto, sarei disponibile per Cesorea. E dove è partito? Questa associazione insieme a Cesorea e la Melting Van insieme. Allora, e speriamo di poter quest'anno portare un po' di più, ma io non faccio niente di più oggi con Aiutiamoci, perché Aiutiamoci è un'associazione di aiuto. Quando le persone, l'essere umano ha bisogno, bisogna essere disponibile, e questa disponibilità io ce l'ho e mi piace averlo. Nel genere musicale rimane sempre del gospel. Gospel e blues, perché è dove io mi sento bene, perché bisogna... E la nostra storia, prima della musica, l'esclavaggio mi interessa, perché la storia di chi mi è stata negato, che non conosco molto, solo per la storia dei libri. Allora, ho voglia di conoscere un poco più la storia della mia gente, diciamo, e cominciando con la musica. Il gospel è molto, molto vicino all'Africa, perché non viene solamente dall'America, il gospel è proprio un'entità musicale proprio africana. Quando è arrivato il terremoto non ero in Italia, ero in Francia, però... Io ho visto tutte le informazioni. Io ho fatto un periodo quando ho cominciato. Sono arrivato, pensi, dire, a Firenze alla fine del terremoto. E avevo già proposto, detto sì, un giorno mi chiamano, io ci andrei. Allora, voilà, io sono qua oggi. Voilà. Una cosa che volevo passasse da questa nostra serata tra le tante. Per le cose che ci stai raccontando, stai dicendo, noi abbiamo fatto in un momento di aiuto, abbiamo raccolto libri per i bambini, per i ragazzi, e li abbiamo portati nelle tendopoli, perché inizialmente il problema era far stare queste persone che non avevano più casa, e i libri sono stati un grande aiuto. I libri sono, e la lettura diventa sempre, perché abbiamo, se qui quella presidente in Italia, c'è un piccolo cerchio di persone che aiuta molto, che mandano dei libri scolari, cose scolari, anche per questa associazione. Ci sono le persone in quale non si parla, però sono gente nel loro piccolo, fanno delle cose. Allora, io penso che anche questo il pubblico dovrebbe saperlo. E mi è piaciuto molto come la lettura possa essere un elemento di aiuto. La lettura serve, la lettura serve sempre, la cultura è una cosa importante. Allora bisogna cominciare presto, e per quello che dico, aiutare le persone che del paese che prendono delle iniziative, bisogna portare aiuto, perché non tutti hanno le OMG, tale che l'UNICEF e compagnia, devono farcela da sola. Allora, quando si può portare un aiuto, perché no? Insieme. Grazie ancora. L'associazione è fatta per quello, il partaggio è importante. Fabrizio, potresti dire
che cos'è per aiutiamoci questo momento, che cosa tra virgolette serve questo appuntamento, cosa servirà? Beh, la cosa più importante, alcuni pensano siano la raccolta dei fondi. Il nostro primo obiettivo della serata, della giornata che stiamo passando insieme, è quella di sensibilizzare le persone comuni a due aspetti fondamentali. Il primo, che l'emergenza terremoto purtroppo non è ancora finita, e il messaggio che vogliamo passare, partendo dal messaggio bellissimo che sta comunicando la signora Ella, è quello che le persone comuni possono fare tantissimo per le persone che sono ancora in difficoltà. Bisogna aiutare le persone comuni, perché sì, no, io le assicuro, ci sono tanti, ho conosciuto diverse persone che mi chiedono che nel terzo mondo così aiuto per adesso. Bisogna, sì, è possibile, non si può aiutare tutto, però alla misura di possibile, quando la possibilità, l'occasione si presenta, penso che bisogna farlo. Perché le grosse associazioni, tipo l'UNICEF, fa molto, però è paravento per me. Allora, al contrario, le persone che in fondo che sono sul terreno, che chiedono, che hanno pochissimo e che hanno bisogno di questo aiuto, penso alla disponibilità, ed è normale che io sia disponibile per loro. E far conoscere anche all'estero che si fa anche in Africa. La battaglia non è solamente fuori dall'Africa, ma anche in Africa c'è chi si batte per questo. Voilà. La diaspora è a Milano, Firenze, che è la presidente, il presidente della diaspora, che è Roger Sessouaki. È il presidente della diaspora del Benin, parlando del Benin, tutto il gruppo beninese, e poi la presidente, rappresentante per l'Italia di Cesorea, e Jean Mancuccia. Sempre del Benin. Oui, sempre del Benin, sono tutto un gruppo di persone che cercano, che sono qui, raccoglie di fuoco. E questo momento, questo fondatore, bisogna che sia fatto. Perché raccogliere i bambini, non solo del Benin, ma quando ci sono nelle frontiere, le guerre, i bambini abbandonati, o per la fame o cose di guerra, c'è un rifugio per questi bambini. Allora, hanno bisogno di tutto in questo momento, e dove la mia chiamata? Pensate a Cesorea? E aiutiamoci, siamo lì per quello, insieme faremo. Cesorea, come si scrive? Como Empoli, Savona, Empoli, Roma, Empoli, Ancona. Cesorea. No, sia o Trento, Savona o Trento. Cesorea. Questa è la casa per i bambini. Lo chiamano la casa della gioia. Però ci sono così poco, se si può portare un po' di più, perché loro abbiano veramente un po' la gioia di viverci. Ma è appena cominciata questa attività? Cesorea esisteva già quando l'ha preso questo signore, il presidente, quando ha deciso di creare. Ma lui si era da sola e con delle mamme del luogo, che era un bel gesto, partito con un bel pensiero, però da sola di aiuto ce n'ha bisogno. E dove questa signora Gian, che è presidente, rappresentante di Cesorea in Italia, questa donna è una mamma emotiva, perché solo per lei, la donna africana, e tutti i bambini diventano, c'è sempre un legame materno. E quando ha pianto, ha toccato il mio cuore e ha detto: Cesorea è diventato anche a me una cosa importante. Grazie. Prego, il piacere è per me.